perfetto. Bene, bene, bene. Yeah. Allora, partiamo da un punto importante. Mi hai detto ieri. Intanto scusami, ciao a tutti, ecco, un saluto. Esatto, Ciao, ciao. Mi hai salute. detto ieri, anzi, prima di dire il tuo nome, volevo partire così. Ieri mi hai detto 30 anni dietro le console. Beh, in realtà anche di più, perché io ho iniziato ufficialmente a fare il DJ nel 1982, per cui Wow. sono quasi 40 anni, non 30. I 30 anni erano riferiti al lavoro con la house, la techno, il Veneto dal 90, ecco. Però io già negli anni 80 facevo il DJ in una discoteca qua a Trieste, insomma, dove ho iniziato, ecco. Fantastico. Allora, oggi siamo in collegamento. Dove sei tu adesso in questo momento? Io sono a casa mia, recluso in casa ovviamente, col coronavirus, Dove abiti? A nella mia città dove sono nato, a Trieste. Trieste. Allora, Trieste, oggi. nord-est Italy, estremo nord-est. Bene, allora oggi siamo con Marco Bellini, uno dei DJ che ha fatto la storia della nightlife negli anni 90, si può dirlo. Yeah! Beh, insomma, dai, si può dire, diciamo di sì, dai. Il Non grande lo dico Marco. io, prima di tutto le hanno sempre detto gli altri, insomma, per cui. Allora, chi ha vissuto la nightlife veneta, soprattutto friulana, lombarda, insomma un po' nel Triveneto, poi chiaramente Marco Bellini è stato un DJ più che nazionale, diciamo, però chi. Sì, dai, negli anni 90, insomma, si andava anche oltre confine, no? Ogni tanto. Esatto. Insomma, chi ha vissuto gli anni 90 pesantemente nelle discoteche, con la musica di tendenza, conosce sicuramente Marco Bellini. Chi non lo conosce, oggi siamo qua apposta per farlo conoscere, insomma, un po' al mondo Esatto, diciamo volevo che. dire che tu stai in sto momento, stai trasmettendo da New York City. Esatto, sì, abbiamo fatto questa Così, diretta insomma, oggi meno così la apposta. gente che vedrà questo special, insomma, Allora, io sono a Trieste e tu sei a New York, ecco. esatto. Allora, tante persone che oggi sono sia collegate adesso live che vedranno questo video poi in registrazione si chiederanno perché Marco Bellini sta parlando in un canale dove parliamo di solito di Harley Davidson e comunque di mondo motociclistico. E quindi insomma diranno: ma cosa c'entra Bellini? Bellini ha comunque un legame con il mondo Harley, giusto? Eh beh, insomma, ho un Harley guarda, l'ho presa nel 94, per cui insomma, ho Che è anche un Harley bellissimo. da diversi anni, ho un Softail Heritage dell'86 Ecco, ed è poi ancora. Marco, mentre monteremo questo video, farò anche vedere delle foto della tua moto, così magari. Vedranno questa bellezza perché è davvero particolare, anche la colorazione soprattutto è molto molto bella, l'ho vista io. Sì. La colorazione Ricordo che. che dopo la prima volta che sono stato a Daytona, sai, a raduno Sì. nel 90, 1997, avevo già l'Harley, però aveva un altro look. Quando l'avevo presa nel 94, gli avevo fatto un look più anni 50, sai, gomme con le fasce bianche, i finali degli scarichi a pinna. Molto I bello. colori anche arancione e nero, e dopo essere stato a Daytona, aver visto insomma di tutto e di più, gli ho dato una bella trasformazione e è rimasta più o meno come l'ho fatta nel 97, ancora così, insomma. Bellissima. Senti Marco, un passo indietro. Dimmi esattamente, senza rubarti tantissimo tempo, dimmi esattamente come hai cominciato, come ti sei avvicinato al mondo della notte, innanzitutto, come hai cominciato a fare il DJ? Vabbè, allora partiamo proprio da prima ancora, cioè l'amore per la musica c'è sempre stato grazie a mio fratello, che avevo un fratello, parlo in passato perché insomma non fa più parte di questo mondo già da tanti anni, mio fratello. Comunque quando avevo 8-9 anni, lui ne aveva 5 più di me, e portava i primi dischi a casa, i primi 45 giri, i T-Rex, Bowie.
Per cui, insomma, io da bambino, bambino più piccolo, assorbivo tutto, insomma. Un aneddoto che ricorderò e non dimenticherò mai, quando andavo ancora alle scuole elementari, quando sentivo Starman, che è uscita nel 72, per cui avevo 8 anni, si sentiva Starman di David Bowie in giro, e quando la sentivo, porca troia, sentivo un brivido nella schiena, cioè era una roba... poi ripensando a quel momento là negli anni, ho capito che quel singolo momento probabilmente ha determinato il resto della mia vita, insomma, l'inizio di una carriera. Esatto, per cui ho sempre comprato dischi, me li comprava mia madre quando ero ragazzino, insomma, io volevo i dischi di Alice Cooper. È così, insomma, poi si va avanti, se ami la musica ascolti un sacco di roba di disparati generi. Senti, ma io rockettaro, la mia base è sempre stato il rock, poi sai, con l'avvento dell'elettronica fine 80, primi 90, ha iniziato, sai, a arrivare giusto fiume, io ho preso il balzo e mi sono tuffato dentro, ecco. Senti, tu a parte che hai suonato, credo, in tutte le discoteche che ci sono state in Veneto, soprattutto Friuli. Ma insomma, se non tutte, un buon 90% sicuramente. Esatto. Le cose, i posti più commercialini, più fighetti, ma insomma, le cose più underground, più di tendenza, più, fra virgolette, innovative, credo di averli fatti tutti quei posti là. Dimmi una cosa, com'è la situazione adesso a livello musicale in Italia, secondo te? Partiamo dall'Italia intanto. No, vabbè, allora, se parliamo, insomma, negli anni, il boom è stato gli anni 90, insomma. Io credo che fra 100 anni, questa cosa la ripeto spesso, fra 100 anni nei libri di storia, sotto il capitolo discoteche, cioè, ci sarà anni 90. È stato un momento che probabilmente... con quell'intensità là non tornerà mai più, ecco, insomma, dopo non muore niente, le cose vanno avanti, ma lo sai meglio di me, insomma, sì. Gli anni 90 era una cosa, poi col passare degli anni meno gente andava nei club, iniziavano a fare le discoteche con l'ingresso gratuito, la crisi... mille cose, niente dura in eterno, eccolo. E poi ci si adegua ai tempi che corrono. Sì, però in questo caso tu ti sei adeguato, però sei sempre rimasto con il tuo timbro, diciamo, cioè Marco. Non hai capito quello che volevo dire. Io sono sempre io e propongo quello che mi piace, non è che mi adeguo a fare delle robe che non sento, ovviamente. Intendevo adeguarsi ai tempi per i tempi che ci sono in giro per tutti, in quel senso là. Marco Bellini è sempre stato, comunque è ricordato, e chi lo conosce sa anche che è una persona che è sempre andata avanti con le sue idee musicali, quindi sei uno tosta. Insomma, questa regola dovrebbe valere per tutti, credo, insomma. Non ho mai messo un disco nella mia vita che non mi piaceva solo perché magari era il disco riempipista o il disco che andava in quel momento. Se mi piaceva lo mettevo su, ma se no, no. Senti, ma così. Finito tutto questo casino del Covid-19... Il problema è quando finirà, perché tutti dicono finirà, ma quando? Perché qua parlano di mesi, hai capito? Per cui sicuramente però, si ripartirà prima o poi, ma cazzo, non vorrei ripartire fra 6 mesi, no. Un attimo, sto inverno prossimo, hai capito? Senti, sarebbe un po' dura in tutti i sensi, insomma. Cosa ti piacerebbe fare quando è finito tutto questo casino? Le prime cose che hai idea di fare, sia a livello musica, sia a livello giri moto? Riprendere a lavorare in giro per i locali, che sicuramente, insomma, il lavoro non mancherà, credo, perché tutta la gente che adesso è ferma in casa, come me, come tutti, credo avrà una gran voglia di tornare a vivere, a divertirsi, a fare tutte le cose che si facevano prima di sto cazzo di virus, di merda. Scusa le parole. Giri moto. Eh?
chiaramente. E giri moto, sì, adesso non oso fare il giro perché, sai, con la mia bella moto, anche un po' vistosa, magari, sai, ti fermano gli sbirri, lei dove cazzo va con sta moto? Gli dici, ah, mi faccio il giro per prendere aria, sai che ti segano. Adesso non so a New York la situazione, ma qua in Italia. Ah, no, quello si può andare in giro, però anche secondo me dovrebbero adottare la stessa politica che stanno usando in Italia adesso, quella di fermare tutto, però non l'hanno ancora usata, quindi vedremo nelle prossime settimane, guarda. Sai, questa cosa del virus non si sa bene cosa succederà, ognuno dice la sua. Io incrocio le dita, cerco di essere positivo, c'ho momenti che vedo tutto nero, l'apocalisse, dopo altri momenti che dico cazzo dai, andrà tutto bene. Marco, andrà tutto in bere. Andrà tutto in bere. Grande questa. Senti una cosa, toglimi una curiosità, non voglio entrare nelle tue faccende familiari, vivi da solo, hai una famiglia? Ma no, io ho famiglia, ho anche una bambina, wow. Lei però abita a 7 anni e mezzo, Elettra si chiama, l'amore della mia vita, lei e mia madre. Comunque lei sta con sua madre, abitano in Veneto, io sto a Trieste. Fortunatamente che con le tecnologie odierne, sai, ti puoi fare le videochiamate, perché anche mia figlia fisicamente non so ancora quando potrò rivederla, perché certo. Ma qui passeranno mesi, però capisco. Almeno ci facciamo le videochiamate, insomma è già qualcosa, ecco. Capisco. Senti Marco, dimmi una cosa, ma hai qualche progetto a livello musicale, nel senso, se finisce questo periodo al più presto, cosa farai quest'estate a livello serate, musica, hai qualche idea? Vabbè, ma guarda, quelle non mancano, guarda, nei miei decenni di carriera ovviamente ho avuto alti e bassi, ma in questi ultimi anni devo dire che insomma il periodo non è male, per quello che c'è in giro riesco sempre a lavoricchiare di qua o di là, insomma. Bene, anche per tutto quello che probabilmente ho seminato negli anni, insomma. Per cui le date non mancheranno, adesso bisogna capire, aspettare quando ricomincerà il tutto, anche perché noi, ti dico, nel nostro settore locali siamo i più penalizzati di tutti, nel senso che quando riaprirà tutto, le ultime cose che riapriranno saranno le discoteche, i posti così, con la musica, i posti di assembramenti, i concerti. Per cui ti ripeto, incrociamo le dita e speriamo che passi presto sta tragedia, insomma. Assolutamente sì. Senti Marco, c'è già qualcuno, io non lo so se tu lo vedi, ma non credo, c'è già qualcuno che ti ha scritto sulla chat che io ho qui a fianco a me, che vogliono vedere le moto, quindi assolutamente dopo mi devi mandare alcune foto della tua moto, così in modo da poterle mettere in questo video. Vabbè, spero di trovare qualcosa nel computer, perché ti dico, le avevo anche appena rimessa bene in sesto, gli avevo appena dato una bella rinfrescata alla moto come pitturazioni, però adesso sicuramente non vado in garage a fargli le foto, anche perché fra 20 minuti faccio un live video. Ecco, a proposito, dimmi dove ti troviamo tra 20 minuti, che mi dicevi prima. Allora, questo di dopo, che metto rock, faccio un live video di musica rock, devi entrare nella pagina Crack Club, Crack con la K. Ok. Crack Club, che è un club di un mio amico in Veneto. Per cui entri da quella pagina là, poi lo vedi, insomma, ecco. Senti un'altra cosa. Questo che vedete dietro il set. Il set di dove vediamo, l'avevo già visto. È la mia cameretta della musica qua. Qualche settimana fa avevi fatto qualcosa, l'avevo visto. Senti, un'ultima domanda. Qual è stata l'ultima serata che hai fatto prima che si fermasse tutto, diciamo? Ho fatto cosa? Una bella tripletta i giorni di carnevale. Cos'era il venerdì? Ho lavorato il venerdì, poi c'avevo il sabato, che avevo due posti, parlo del 22 febbraio. E dopo basta. Poi c'avevo Remember Manada, che era una serata importante il sabato dopo, ma da quel sabato l'hanno bloccato tutto, dal sabato 29 febbraio, e adesso è tutto fermo. E aspettiamo. Niente. Senti Marco, allora, io salute intanto. Yes.
Io ti ringrazio tanto per il tempo che mi hai dedicato. Grazie a te. Spero di beccarti appena torno in Italia. Ma sicuramente, insomma, il contatto c'è, per cui assolutamente ci teniamo in contatto. Che mi sa che anche tu devi aspettare la New York che si calmi un po' tutta questa situazione, anche perché non credo che tu adesso puoi prendere un volo e venire in Italia. Si può adesso, si magari può. Devi avere dei permessi speciali, insomma, no, probabilmente. Però si può, diciamo, dai. Dai che andiamo a fare un giro in moto. Da, volentieri. Dai, ecco. Ti saluto allora, un saluto a tutti quelli che hanno seguito o seguiranno certo, questo specialino. Esatto. Fammi sapere poi dove lo potrò vedere anche. Certo, te lo mando tutto quanto alla fine della puntata. Ma magari poi posso condividerlo, sì. Assolutamente. Ecco, così magari lo condivido con Facebook, così lo vede un po' di gente. Marco, grazie. Stammi bene ancora. Allora, un saluto a New York. Comunque Friuli, forza. Dai, forza. No, più che Friuli, Venezia, Giulia, sai, Trieste. Assolutamente. Saluto a Trieste. Ok, per molto essere precisi. Ok. Grazie, un bacione a tutti, allora. Ciao, grande. Grazie, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.